Buonasera cittadini di Rio Saliceto. Purtroppo questa sera dobbiamo iniziare con una bruttissima notizia. Purtroppo è avvenuto il primo decesso di persona di Rio Saliceto contagiata dal virus Covid-19. È una notizia che non volevamo sicuramente avere e mai avere, però purtroppo è avvenuta. Naturalmente alla famiglia della persona defunta vadano le nostre più sentite condoglianze da parte nostra, dell'amministrazione comunale e anche di tutti i cittadini. Dopo purtroppo il decesso della persona di cui dicevo prima, i casi positivi di coronavirus a Rio Saliceto oggi sono tre. Due persone sono ricoverate al reparto di malattie infettive e stanno bene. Un'altra persona è in isolamento a casa propria. Il numero, come ho detto, aumenterà sicuramente perché sono in attesa diverse persone dell'esito dei tamponi. La gravità della situazione ci ha costretti a emanare un'ordinanza ancora più restrittiva. Da domani, 18 marzo, ci sarà il divieto di utilizzo di tutti i parchi, le aree verdi, la sgambatoia e compreso l'anello di via Elsa Morante. Ci sarà il divieto di utilizzo di tutte le panchine in tutto il territorio di Rio Saliceto nelle 24 ore del giorno. Sarà ammesso accompagnare i cani per un tragitto massimo di 500 metri dalla propria abitazione, sufficiente per fare la passeggiata e far fare i bisogni ai cani, e ovviamente occorrerà raccogliere le proprie deiezioni canine. Abbiamo chiuso inoltre il distributore di erogazione dell'acqua pubblica in via 4 novembre, questo per questioni igienico-sanitarie, ma anche per evitare assembramenti. Andiamo invece alle notizie un pochino più positive, ad esempio quella relativamente al servizio consegna a domicilio della spesa. Abbiamo attivato il servizio, da domani potrete telefonare al numero 0522 64 78 30 solo il martedì e il venerdì dalle 10 a mezzogiorno. Risponderà un nostro addetto e potrete lasciare, appunto, soprattutto questo servizio è fatto per le persone più fragili, anziane, sole, ma comunque chiunque può fare richiesta, il servizio funziona. È in atto un altro servizio, quella molto importante dei farmaci. Il numero telefonico invece, ve lo leggo, è 800 065 510. Dovrete avere un po' di pazienza perché le linee sono molto molto intasate, però in questo modo potrete ricevere le medicine a casa vostra senza fare un passo, grazie all'accordo con Federfarma e la Croce Rossa Italiana. Alcuni commercianti di Rio Saliceto che hanno la possibilità di mantenere i propri negozi aperti si sono attivati per fornire anche loro stessi un servizio a domicilio. Nei prossimi giorni troverete il numero telefonico o l'elenco, diciamo così, di queste attività commerciali del nostro territorio che si sono rese disponibili per questo servizio e di questo ovviamente li ringraziamo. Rinnovo ancora l'appello. Limitate il più possibile le uscite, le passeggiate, alternate i giorni, fatele un giorno sì, 2 giorni no, i giri in bicicletta, la stessa cosa, fate la spesa, che ne so, una volta alla settimana. Chi ha il vizio del fumo, purtroppo vada in tabaccheria una volta alla settimana, faccia la scorta e ci vada 7 giorni dopo. Fatevi portare il giornale a casa, limitate le uscite il più possibile. Altrimenti non ne usciamo da questa situazione. Un'altra notizia che voglio dare riguarda la consegna delle mascherine. Allora, confermato, grazie alla Lady Jane e alla comunità cinese, grazie alla comunità cinese, stanno imbustando le mascherine da consegnare ad ogni famiglia. Ripeto, consegnare ad ogni famiglia. Intendiamo iniziare la consegna a domicilio a partire da questo giovedì, cioè dopodomani, il 19 di marzo. L'ultima cosa che vi voglio dire riguarda la giornata di oggi, 17 marzo, festa dell'Unità d'Italia.
L'avevamo scelta come inizio per le celebrazioni del 160° compleanno del comune di Rio Saliceto. Vabbè, lo faremo più avanti, state tranquilli. Intanto questa sera il tricolore, le luci del tricolore saranno sul nostro palazzo municipale.